Giampiero Zinzi qui in piazza Gricignano per inaugurare il comitato elettorale allestito dai suoi sostenitori. Innanzitutto, come prosegue la campagna elettorale nella circoscrizione di Caserta? Una campagna elettorale molto intensa, bella, stiamo toccando tutti i territori come abbiamo fatto in questi 5 anni, per cui è un giro che conosciamo e ritroviamo tanti amici e soprattutto affrontiamo tante questioni irrisolte da questo governo di centrosinistra. In Campania, anche in provincia di Caserta, c'è un po' di pregiudizio intorno al partito della Lega. Lei come la sta affrontando? Beh, se consideriamo la partecipazione a tutti i miei incontri, mi pare che questo pregiudizio non esista o sia comunque superato. Si vota con la preferenza, io sono un candidato conosciuto perché i miei amici sono sempre gli stessi e militiamo da sempre nella stessa area culturale e politica che è il centrodestra, per cui non dobbiamo spiegare alle persone chi siamo, ma dobbiamo spiegare alle persone cosa si deve fare per cambiare questo stato di cose e mandare a casa la sinistra che ha governato male la Campania in questi 5 anni. A proposito di governo del centrosinistra, qui è molto sentita la questione ambientale. Nei giorni scorsi è ritornato il problema della puzza dei miasmi notturni. Lei è intervenuto e ha riproposto la sua proposta di legge, che poi non era stata presa in considerazione dalla Giunta De Luca, la cosiddetta legge antipuzza, però qualcuno da parte del centrosinistra, in particolare dal PD, la ritiene non fattibile. Lei come risponde? Rispondo che i miei colleghi del PD di Caserta non sanno che i consiglieri regionali del PD napoletano hanno firmato la mia proposta di legge depositata 2 anni fa e quindi è una proposta assolutamente di qualità, sarebbe la soluzione al problema. Ed è una proposta di legge vagliata dall'Università Vanvitelli, per cui sotto il profilo tecnico è l'università che ha messo i paletti a questa proposta, che secondo me resta la soluzione, soltanto che non è stata mai calendarizzata in Consiglio regionale per ragioni politiche, forse le stesse ragioni che portano questi signori del PD a dire che non è la proposta giusta, ne facessero un'altra e risolvessero i problemi dal momento che governano da 5 anni senza risolverne manco uno. Nei giorni scorsi è uscito un sondaggio che è stato pubblicato in particolare da Dagospia, che dà il centrodestra molto indietro rispetto al centrosinistra. Lei è intervenuto smentendo questa cosa, ma in realtà i suoi sondaggi quali sono? Beh, io ho letto tanti sondaggi, dal Sole 24 Ore a Repubblica, ai sondaggi della Ghisleri, che danno un centrodestra in salute, soprattutto De Luca che perde 1,5 punti a settimana in Campania. Se consideriamo che danno De Luca in vantaggio di pochi punti e la politica è molto veloce e la gente è uscita dalla bolla del lockdown ed è tornata a ragionare valutando questi 5 anni di governo, secondo me il risultato sarà sorprendente e vinceremo queste elezioni. Votare centrodestra perché dobbiamo affrontare tutti i problemi irrisolti dalla sinistra e creati da questa sinistra guida De Luca.